dai laghi ai monti passando per la storia. Ci sono luoghi facilmente accessibili dalle grandi direttrici e magicamente ci si trova immersi nella pace, nella tranquillità. Accanto a questo lo sport, l'intrattenimento e naturalmente la magia dei mercatini. Benvenuti in Valsugana. Una passeggiata sul lago anche nel tardo autunno qui a Levico è sempre un'occasione di relax e di piacevole movimento, ma la puntata che affrontiamo oggi ci porta appunto in Valsugana e in Lago Rai per parlare dei mercatini di Natale, per parlare della stagione invernale. Patrizio Andreata dell'azienda per il turismo, tutto pronto dunque per l'apertura dei mercatini? Sì, tutto pronto, una passione per i mercatini che è partita già l'11 di novembre con i mercatini di Pergine e seguirà poi con il 25 di novembre con i mercatini di Levico nel Parco Asburgico delle Terme. Una passione che accomuna tanta gente, perché tante sono le persone che fanno visita a questi mercatini, perché hanno ogni anno sempre qualcosa di particolare e qualcosa di nuovo da visitare. E ovviamente mercatini di Natale, ma è la possibilità di visitarli dopo magari aver sciato, e quindi possiamo presentare le funivie Lago Rai sul passo Brocon, questa stazione adatta per le famiglie con 20 km di piste, e la stazione qui sopra Levico Terme della Panarotta, sempre una stazione ski family con 15 km di piste con tantissimi servizi adatti ai bambini. E noi siamo nel Parco Asburgico di Levico Terme, dove tra pochi minuti verrà inaugurata la 17ª edizione del mercatino di Natale, un mercatino che si ispira proprio a questa atmosfera asburgica. Sono con Gianni Beretta, che è il presidente del consorzio degli operatori qui della città di Levico Terme. Dunque, un messaggio che va nell'ottica della tradizione per richiamare sempre più l'attenzione del pubblico. Beh, la tradizione la fa sicuramente il parco, un parco secolare degli Asburgo, dove ci hanno lasciato questo bellissimo parco già da visitare di per sé, e noi grazie anche al mercatino riusciamo a dare questa novità in più, ormai comunque da 17 anni, la possibilità di venire e di visitare questo parco, dove all'interno troverete 65 casette, quest'anno sono aumentate, dove la parte del leone la fa sicuramente sempre l'artigianato locale e i prodotti locali che vengono sviluppati, aumentate sia all'interno delle casette, ma delle tantissime iniziative che vengono create ad hoc. Penso alle varie feste della polenta, alle feste del formaggio, dove il casaro farà vedere come si fa una tosella, una ricotta, è proprio lì al momento, e si potrà naturalmente anche degustarla. Hai la nostra associazione Apival della Valsugana, dove potrete vedere i vari tipi di miele che vengono fatti qua lungo la Valsugana soprattutto, e dopo tante altre iniziative. Non mancherà la corte asburgica, che verrà, ci accoglierà fin dal primo giorno e dopo ci accompagnerà con vari altri avvenimenti durante il percorso del mercatino. Naturalmente i fuochi d'artificio, che sono sempre ben visti, sono molto belli, e prolungheranno anche le giornate, che mentre dalle 10:19 si andrà anche fino alle 22:30, e quindi entrare in questo parco poi col calare della notte, gli effetti luminosi, la Christmas band che ti accompagna e tante altre iniziative per i bambini. Non da dimenticare sicuramente il villaggio degli elfi, dove l'anno scorso migliaia di bambini hanno potuto fare i lavoretti, trovare gli elfi, il trono di Babbo Natale, e accompagnati magari dalla carrozza, dai pony, insomma, a fare questo giretto all'interno del parco. Potremmo parlare di un incontro felice tra la tradizione asburgica e, se vogliamo, quella più latina, ecco, che appartiene a tanti trentini. E da ricordare la facilità di accesso attraverso parcheggi qui limitrofi, e naturalmente anche la location, che fornisce sicurezza e sicuramente un ambiente piacevole. Ma questo è un ambiente piacevole, perché appunto anche nelle giornate di maggior afflusso la gente comunque lo vive con tranquillità, perché all'interno del parco tanta gente poi si mette anche all'aria aperta semplicemente a fare una passeggiata. Qua a 100 metri abbiamo la stazione dei treni, ci sono i mezzi per arrivare in qualsiasi modo, quindi è molto pratico anche raggiungere sicuramente il mercatino. Noi in punta di piedi facciamo questo bellissimo mercatino in questo parco, che è suggestivo di suo, e dove vogliamo rinforzare il commercio, sicuramente siamo un operatore commerciante, ma dove l'artigianato e i prodotti locali la fanno da padrone.
Siamo nel cuore dell'Agorai, a passo del Broccon, e qui troviamo una stazione sciistica a margine di una zona, di un'area naturalistica che però offre la tranquillità della famiglia. Eliana Carlin, delle Funivie L'Agorai, la destinazione prioritaria vostra è appunto questa, la famiglia. Sì, certo. Le Funivie L'Agorai hanno sempre improntato la loro politica e i loro servizi proprio sulla famiglia. Questo perché le piste, medio-facili, si adattano particolarmente ai principianti, comunque ai bambini o a chi inizia la propria attività sullo sci, e soprattutto, confluendo in un unico punto, permettono al genitore di avere sempre sotto controllo i bambini, e anche quello è assolutamente molto importante. Una novità che caratterizzerà la prossima stagione, potremmo dire quella non solo sci. Esatto, quello che vogliamo fare quest'anno è arricchire ancora di più la stazione, farla diventare una stazione alternativa, ricca di contenuti e di attività ludiche. Questo vuol dire andare a implementare quello che sono le piste da discesa, che ovviamente ci sono e cercheremo di battere al meglio, neve permettendo, di tutta una serie di contorni, quali esempio una pista di risalita per lo sci alpinismo, un campo di addestramento ARVA, dove guide alpine piuttosto che il soccorso alpino sarà presente per spiegare l'utilizzo di questo importante strumento per uno sport che sta prendendo sempre più piede. Dedicheremo poi una pista proprio al free ride, capendo che è la passione di molti adesso scendere sul non battuto. E costruiremo in loco degli igloo, faremo dei corsi di sopravvivenza, insomma tutta una serie di contenuti che arricchiscono quello che è l'offerta quotidiana del mero sci. Eliana, qualche informazione sulle prevendite? Sì, fino al 1° dicembre siamo in prevendita con dei prezzi molto vantaggiosi. Quest'anno inoltre abbiamo allargato la fascia degli junior, ovvero fino ai 14 anni di età i ragazzi pagano come a junior, e abbiamo creato degli ulteriori pacchetti famiglia proprio per agevolare la famiglia con dei prezzi vantaggiosi. Quindi fino al 1° dicembre si potrà usufruire di questa offerta. Torniamo a parlarvi dei mercatini di Natale, anche per ricordarvi che sia quello di Levico Terme che questo di Pergine Valsugana chiuderanno verso l'Epifania. Sono con Luigi Ochner qui nel cuore, nel centro storico di Pergine, per presentare questo mercatino di Natale che, dico subito, si lega a degli eventi a loro volta collegati con la tradizione. Infatti, è vero, noi siamo partiti l'11 novembre con il corteo del fiume che cammina, il corteo delle capre, che ricorda in pratica la transumanza, la grande tradizione ormai millenaria della Val dei Moccheni, e che coinvolge anche la Valsugana fino al Tinate. Difatti abbiamo la via Claudinate Augusta che è testimonianza appunto della transumanza che da millenni va avanti. Vorrei dire, Gigi, che il cuore anche di questo mercatino rimane la solidarietà. Ecco, l'altro weekend, che è dal 17 al 18 di novembre, e l'accordo con Amatrice, con le zone terremotate, che è il secondo anno che ospitiamo, dove abbiamo portato il consorzio di produttori di pecorino e di guanciale, consorzio di produttori di Amatrice, e appoggiati anche dall'amministrazione comunale del posto, e abbiamo portati qua con una casetta dove vendono i loro prodotti. Devo dire, anche per averli provati e degustati, che è veramente un'occasione molto interessante dal punto di vista gastronomico. Andrete avanti fino all'Epifania, sono tanti altri gli eventi. Puoi ricordarci quali altri? Beh, proseguiamo la settimana prossima con i Krampus. Ci saranno 3 weekend dedicati anche qua alle tradizioni alpine, con i Krampus di San Nicolò, anche qua centenaria e millenaria tradizione che rievoca in pratica la storia e la cultura delle Alpi e delle valli alpine e della Val dei Moccheni, logicamente. Non manca il calore umano, l'accoglienza, devo dire anche la simpatia. Beh, profumi, calore, profumo di brulè, profumo di dase, cioè tutto l'ambiente che ricorda il villaggio alpino, dove ci saranno appunto giochi, colori e musica folcloristica che accompagneranno le nostre giornate fino al Natale e poi appunto fino all'Epifania.
I mercatini di Natale ci consegnano all'inverno, quindi alla neve, e la meta tradizionale storica della Valsugana è la Panarotta. Con Cristina Eberle vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista della stagione invernale. Allora, innanzitutto dei panorami davvero suggestivi alle porte del Lago Rai, dove poter sciare in totale sicurezza. La Panarotta è infatti una stazione sciistica particolarmente indicata per le famiglie con i bambini e per gli sciatori che ricercano un contatto davvero genuino con la natura. Ci sono vari servizi, tra quelli classici, poi a quelli proprio più innovativi come il baby park, il tapis roulant e anche un'area camper direttamente sulle piste. Da ricordare la prevendita. Assolutamente, la prevendita degli stagionali per la Panarotta è aperta fino al 24 di novembre. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Che cosa ci rende orgogliosi? La soddisfazione dei nostri clienti da più di 70 anni. Fabbrica reti e materassi Meneghelli, a Mori, Largo Villanuova 32, meneghellimaterassi.it. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino! Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Con il nuovo Kia Sportage, tutto è straordinario. E riesce a trovare posti che non conosce nessun altro. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Gruppo Alpin, concessionario ufficiale Kia, a Ravina. www.gruppoalpin.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Per la tua pubblicità. Bassa Valsugana, Castellivano, siamo in località Ai Lupi e qui vediamo questo ranch che prende il nome proprio da questa località, il Ranch Ai Lupi. Sono con Eddie Tomaselli, vediamo i tuoi cavalli, i tuoi collaboratori, i tuoi ospiti, un posto molto tranquillo dove però è possibile conoscere questo sport e soprattutto le avventure che esso consente. Sì, noi facciamo delle passeggiate a cavallo di un'ora, due, o facciamo anche delle piccole giornate con pranzi in malga. Abbiamo anche una piccola malga qua sul Monte Lefer, questa montagna qua, dove ci si può avventurare in mezzo al bosco. Ci sono tutti percorsi molto, molto semplici, non impegnativi, dove può anche venire gente alle prime esperienze. Se vogliono fare una giornata differente dal solito, possono andare a cavallo tranquillamente. Noi facciamo un po' di corso base nel maneggio e poi si esce un po' tutti. I cavalli sono di tutte le razze, un po' comunque razze tranquille, quarter e argentini. Adatti al rapporto con un pubblico anche di non esperti. Comunque usciamo, ecco, così. Per una curiosità, Eddie, cioè quanto tempo è necessario per addentrarsi, no? In questo sport con questi animali? Allora, se si vuole fare un'esperienza differente dal solito e fare una giornatina, si fa
altrimenti ci vuole un po' di tempo, insomma ci vogliono mesi per imparare bene ad andare a cavallo. Noi facciamo più un'esperienza per chi vuole andare uscire le prime armi, così un'esperienza differente dove si può apprendere, se uno poi gli piace può venire qua e impara bene. Per le prime volte che vogliono uscire e far solo quella volta lì e uscire per quella volta non è un problema, insomma, non è un avvicinarsi. Problema. Sappiamo della tua passione per il cavallo. Che tipo di animale è secondo te per noi umani? Il cavallo, noi praticamente il cavallo è si immerge qua nella natura. Qui si deve imparare che il cavallo si rispetta e si rispetta con esso anche la natura. Quando ci sono dei percorsi più difficili si scende, si porta il cavallo a mano e altrimenti si cerca di avere rispetto sempre dell'animale. Insomma, l'animale è dentro nel contesto e tutti abbiamo rispetto. Cosa bisogna fare per rispettarlo al massimo? Per rispettare l'animale comunque bisogna capire cosa lui vuole da te. Se lui vedi che ha un problema o ha qualche dolore o ha la giornata che è differente dal solito, cioè a volte anche loro sono degli animali come sono degli animali, possono avere delle giornate dove non bisogna prendersi cura, certo, insomma. Certo, prendere cura dell'animale come tutti gli animali, comunque il cavallo è uno di questi. Siamo nella cantina di affinamento, vediamo dei formaggi, dello speck, di altri salumi, vediamo anche altri prodotti della terra perché in parte siete anche azienda agricola. Sì, siamo in parte azienda agricola, abbiamo dei piccoli frutti, coltiviamo piccoli frutti, facciamo anche un po' di salami come vedete, abbiamo i maiali, con un allevamento di maiali dove produciamo anche soppressi e salami fatti da noi. Questi invece sono tutti formaggi presi in zona da varie aziende qua locali e anche marmellate, succo di frutta, prese da aziende locali. Stiamo vedendo anche le stanze perché qui si fa accoglienza. Sì, qua facciamo degli piccoli aperitivi, antipasti, facciamo dei piccoli assaggi di formaggi e salumi, come detto prima, nostri. E poi le persone vanno a mangiare di sopra. Vediamo il ristorante, vediamo che ci sono anche 20 posti letto qui. Sì, abbiamo 20 posti letto, abbiamo delle camere o degli appartamentini per chi vuole fare un weekend o anche una settimana qui in mezzo al verde. Cosa dire, Eddie? Adesso andiamo a scoprire la cucina. Veniamo alla parte della ristorazione, siamo appunto nel ristorante accogliente, il legno, il calore che dà anche la materia naturale. E in continuità con quello che abbiamo detto in cantina, il menù, ecco, che viene proposto è all'insegna della territorialità, dico bene? Certamente, sì, noi facciamo tutto piatti tipici trentini, tutte cose fatte in casa, in cucina c'è mia mamma, mie sorelle, ci danno mano un po' a far da mangiare, insomma. Intanto salutiamo la famiglia, la moglie, sì, lo staff, i genitori. Vorrei anche ricordare che ci sono spazi per intrattenimenti e feste, ma veniamo all'antipasto. Abbiamo visto appunto i prodotti, il formaggio, la carne salata, stiamo vedendo gli affettati e veniamo ai primi. I primi solitamente facciamo le tagliatelle a ragù di cervo, fatte in casa. Poi abbiamo i canederli al formaggio col burro fuso e semi di papavero, o altrimenti abbiamo degli spezzili che sono dei gnocchetti particolari fatti di latte e farina con gorgonzola e lo speck. Nei secondi piatti vediamo che le carni sono le protagoniste. Sì, abbiamo lo spezzatino di cervo con la polenta, poi abbiamo la tagliata di manzo, l'accostato e la fiorentina di manzo, poi abbiamo carne grigliate miste di maiale, sombracciole, salsicce, wurstel e la griglia, e poi abbiamo vari contorni, dalla polenta sempre fatta in casa, noi abbiamo dei campi di mais dove produciamo anche polenta, e farina da polenta, funghi, formaggio fuso e fagioli alla texana. Vorrei infine ricordare che qui c'è una grande passione, oltre ai cavalli, la musica, sì, nel senso che è anche uno spazio per concerti. Sì, al sabato sera o fine settimana organizziamo vari concerti, musica dal vivo, con varie band qua locali dove si può anche ballare, insomma. La tua musica preferita? Il country, Johnny Cash.
vorrei anche ricordare comunque che la caratteristica della nostra cucina è principalmente che facciamo cucina fatta in casa. Siamo partiti da zero, mia mamma e mie sorelle fanno ancora la cucina di casa, di quello che mangiamo a casa solitamente tutti i giorni. Una cucina fatta con il cuore. Fatta con il cuore, familiare. Un abbraccio, un saluto a tutti gli amici della Valsugana. Noi, come sempre, ci vediamo la prossima settimana. Continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it, sui nostri social e su tutte le altre emittenti che gentilmente ci mandano in onda in tutta Italia. Un saluto, ciao!